Prego. Con la possibilità di presenza di Paolo Vizzetti, ho avuto ancora la possibilità di leggere completamente il suo libro. Volevo parlare di più cose, più domande. Diciamo, quello che si chiama il libro, non siamo capiti, altro, cos'è? Quello che invece volevo chiederle, che non è stato di oggi, è la trasmissione che lei ha fatto sulla serie, per gli intoccabili, per l'altro, tre puntate, si è visto, 10 ok, e poi è stata interrotta, invece avevo 1 milione di share. Momento giornale non continuo ancora per quale motivo si inserì. La seconda domanda è questa. No, la domanda poi la faccio. Okay. E l'altra domanda che volevo fare, so che è stato citato sulla settima, ma sono aperta la mia carriera, che è l'infedele, e volevo vedere, volevo sapere, poi vedrò anche, allora vedete, ci sarà la trasmissione, volevo sapere se lei in quel. Quella trasmissione dell'infedele, gestita da Gabriele, che vuole fare sempre giornalista, ma da quant'altro, o da un ministro, perché porterà questa battaglia che lei ha denunciato, ha fatto informazioni attraverso i suoi libri, ha facendo saltare un anno, oppure utilizzerà diciamo, questo cartaceo per crearsi un suo curriculum vitae, magari all'interno della trasmissione televisiva come l'infedele. Non so come che ho dato fare, e con l'informazione schietta, sì, sono sincera, e mi hanno trovato, diciamo, con il baracciato quello che sto dicendo, insomma. Guardi, la ringrazio di questa domanda, di queste due domande, le rispondo in modo senso. Io a vedere farò un giornalista, perché non faccio il tono, né la balletta, né il cantante. Quello che credo di cerco di fare. L'intoccabile è finito, sono state 10 puntate, la 7 ha deciso di non andare in onda a settembre, ottobre. Perché? Non c'è una dietrologia. Se ci fosse una dietrologia non sarei rimasto lì, evidentemente. Vi assicuro che ho ben investigato su questo profilo. Certo, dopo l'uscita di Sua Santità, il fatto che non mi abbiano riconfermato il programma è, come dire, forse un suonare sospetto. Aveva anche 1 milione di audience. Aveva 1 milione di audience, e 1 milione di telespettatori, lei è generoso, alcune puntate sono andate molto bene, altre sono andate meno bene, anche perché adesso abbiamo un concorrente su Sanremo. Purtroppo per un altro video che ascolto. E poi le ricordo una cosa, a me dispiace di non fare l'intoccabile, però non è che vado da Candelaria a fare un intervista, perché io posso avere le mie idee, ma c'è stato lì giusto che esprima le sue idee, giusto che esprima Berlusconi, cioè i politici hanno le idee, io faccio queste idee adesso, cioè non credo che voi chiediamo delle idee, delle opinioni, no? Cioè, io ho un taglio diverso, cioè mi chiede più informazioni, ecco, e quindi magari qualche volta dirò delle cose, ma più che altro cercherò di portare delle notizie, tant'è che naturalmente sono previste una serie di inchieste per riferire San Marino Luca, no? Un montaggio di 50 minuti e 50 minuti per bisogno di tempo. Quindi continuerà inchieste su questo mondo. Continuerò le inchieste e io penso che se lei avrà la voglia lunedì, cos'è il 3, lunedì 3, di accendere la prima puntata di differenza, avrà una sorpresa molto interessante. La vedo. Sto lavorando a distanza perché i miei ragazzi sono a Milano. Non mi hanno messo la bocca perché non sarei rimasto. Il programma costa dei soldi, è stato anche Santoro che ovviamente ha preso lo spazio, ci sono le elezioni, ci sono tanti discorsi dietro le scelte editoriali di questi libri, ma non mi convinco, nel senso non mi interessa perché io so come andare, e se lo sarà diversamente. Poi la domanda è cosa farò con questa. No, che continuerà a fare queste inchieste, non magari.
ruoli di secondo piano solo per l'immagine che lei si è creato tra i suoi libri, per creare lo share della trasmissione, un poltronirsi. Io posso essere un po' di vista che anche io volevo andare in Vaticano e guardare, trovando questi documenti, penso che mi interessi, grazie di vederlo, mi avete dato la mia RAI, con le inchieste, magari di tradimento, di giuro, queste cose. Però, come diceva il mio amico, a quello che ho sempre voluto bene, e incidentalmente era persino radicale, nella vita non si è uomini, non lo si. E i giornalisti, lui dice, i giornalisti che hanno un tasso di potenziale molto elevato. E al di là di questo, se tu vuoi fare il giornalista, devi sapere una cosa, che la libertà di un giornalista si misura nel suo coraggio. Il coraggio di dire certe cose è anche delle forti. Senza la paura di sapersi di pubblicare, ma lì si rischia di infrangere i miti e di destabilizzare le istituzioni. Io credo che certe storie raccontato in questo libro con carte del Vaticano faccio male soprattutto alla fede e allontano il Vaticano dalla Chiesa. Certo, però questa posizione lo sa che molti giornalisti prima di altri giornalisti adesso non hanno più la parola in televisione, che poi ci viaggi, quindi il Montanelli. Ci viaggi non c'è più, Nuzzi vi ha svelato che insomma anche lui con la trasmissione degli Intoccabili, che non è più proseguita a settembre, ma è naufragata, anche se raggiungeva 1 milione di share, se ci ha girato anche intorno come avete visto dalla risposta che mi ha dato, naturalmente vuole fare il pulito, vuole continuare a fare libera informazione e mi ha dato appuntamento a lunedì 3 settembre di vedere la trasmissione, che ci sarà una grande inchiesta. Io aspetterò quel giorno con grande ansia per vedere che inchiestona tira fuori, però logicamente non mi ha soddisfatto appieno la sua risposta, perché mi è sembrata un po' demagogica, insomma, ha usato un po' l'uso delle parole per tergiversare su chi o con chi magari realmente lui si sta alleando per creare libera informazione, come la chiama lui, logicamente. Io ho questi dubbi, insomma, perché sulla 7, se un programma fa 1 milione di share, logicamente se la tiene buona e le mette in cascina e la ripete. Difficile che lo metta in cantina quel progetto e ne rifà uno nuovo con un conduttore che non è lui, ma è Gard Lerner, e non si sa con che ruolo lui tiene. Lui dice che continuerà a fare il giornalista, lo vedremo ragazzi, io ho i miei dubbi, lascio voi pensare altro, insomma, se è giusto o non è giusto quello che ha detto, o se è meglio, se è onesto in quello che mi ha risposto, oppure ha usato la demagogia che usano tutti i politici. Arrivederci. Ah, ragazzi, siamo a Senigallia, ok.